8 ore di sciopero e un corteo che dal piazzale di Sant'Antonio ha attraversato il centro di Lanciano fino in piazza Plebiscito. FIM, FIOM e UILMA hanno organizzato la protesta dei metalmeccanici per sostenere l'apertura di una vera trattativa con Federmeccanica per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Una trattativa che porti a un nuovo contratto che garantisca il potere d'acquisto dei salari, che rilanci le occupazioni e che migliori le condizioni nei luoghi di lavoro. Migliaia gli operai da tutta la regione che hanno aderito alla protesta. Noi siamo qui per chiedere una vera trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. Il contratto nazionale dei meccanici è stato sempre una sorta di strumento apripista per tutto il mondo del lavoro sui grandi temi, penso ai diritti per le donne lavoratrici, penso alle riduzioni che ci sono state nel corso degli anni dell'orario di lavoro, penso al diritto allo studio e via via discorrendo. Quindi oggi noi pensiamo di dover dare assolutamente, anche per quelle categorie che non hanno ancora rinnovo nel contratto nazionale, un messaggio forte alle nostre controparti. I meccanici vogliono il contratto, vogliono un vero contratto. E soprattutto oggi sentono il bisogno di difendere il contratto nazionale perché Federmeccanica tende ad indebolirlo perché ha un'idea chiara, cioè metterlo da parte per poi spostare la contrattazione a livello aziendale. Il nostro contratto è un diritto dal quale Federmeccanica e Confindustria non possono esimersi dal firmarlo. Questa nostra manifestazione serve a sancire una volta per tutte un passo determinante nella trattativa. I metalmeccanici non ci stanno alle proposte di Federmeccanica di non voler rinnovare il contratto con aumenti salariali uguali per tutti e di fare un distinguo tra chi produce ricchezza, prende lo stipendio, e chi ha un contratto, lavora e non gli viene applicato neanche i minimi.